just perfect, even me. Buonasera, buonasera, bentornati nel salotto di Pagine sul canale di Pagine Romaniste. Una buonasera da Giulio Giano. Una musica un po' tranquilla, come si dice nel web, nel chilling, no? Per tranquillizzarci, perché domani ci sarà una partita molto molto delicata. Intanto grazie per il sub, Fabi Scollo, che io conosco abbastanza bene, che devo dire è la mia dolce metà, ecco, lei che insomma merita tutti gli onori di casa, perché mi ha aiutato tanto con questo canale, mi sta aiutando tanto in tante altre cose, e anche con questo sub, perché lei mi sgrida perché io dico sub, invece no, si dovrebbe dire sub, no? E quindi lei mi sgrida sempre, giustamente. La ringrazio non solo per il sub, ma per tante tante altre cose. Sesto sub, per dirla tutta, qui chiudo. Oggi la connessione, devo dire, è un po' gialla o verde, rossa, non so, qua ci stanno tutti i colori, sto facendo tipo l'arcobaleno, però sembra andare meglio dell'altra volta. Ho abbassato un pochino il bitrate, quindi magari quello che un po' ha cambiato la situazione. Non sono solo questa sera, perché con me c'è il mio bello Federico Serini, che adesso vado subito a sbloccare. Eccolo qua, oggi bello elegante con la camicetta, grande Fede, a sbloccarmi anche su Discord. Ciao Fede, buonasera. Buonasera, buonasera Yuri, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Elegante il buon Fede per questa partita, insomma, che ci tiene abbastanza con la tensione alta, no? Questo lo dobbiamo dire. E allora, intanto i social non li ricordo, perché li faccio passare, no? Con il, come si chiama, il pop-up. Oramai te la sei sbrigata facile, Yuri. Ma te credo, ma adesso vado a provare che lo schermo si riempirà di roba, e così non ci siamo più, solo roba dei pop-up. Ma perfetto, pubblicità. Ne sparimo. Sento un po' di ritorno, Fede, da te. Non so se hai la live aperta. No, non ce l'ho la live. Provo. Aspetta, sento provo. Un po' di ritorno. Mi senti meglio adesso? Aspetta, eh sì, sento un po' di ritorno. Vabbè, però dai, tanto non è qualcosa di, diciamo. Vabbè, proviamo. Mi senti meglio? Sì, ti sento. E allora andiamo a ricordare, okay, allora, perfetto. Il sub, no? Punto esclamativo sub, ho scritto sub, cliccando con il link che vi appare, insomma. No, sento sempre un sacco. Aspetta, non è che so io, magari. Stacco un attimo l'attacco dei cuffie, perché non lo so. Vediamo un po'. Sì, sono le cuffie, caro il mio computer. Adesso lo sento un pochino. È tutto da solo, vero? Un pochino meno. Ok. Le dicevo, punto esclamativo sub, cliccando sul link che vi apparirà per abbonarvi al nostro canale. Con Amazon Prime è totalmente gratuito, collegandolo all'account Twitch. Oppure andando a cliccare in basso a destra della live, sempre per abbonarvi. E per chi non l'avesse fatto, il cuoricino per il follow, per supportarci sempre. E insomma, siamo arrivati a quota 100 follower, caro Fede. Infatti vado a ringraziare Giovanni SR. No, siamo arrivati. Sì, tripla cifra, finalmente, no? Insomma, Giovanni SR 1927 e Simone Kenobi, che sono gli ultimi follow. Detto questo, Fede, entriamo subito. Obi-Wan Kenobi. È proprio, mi sa che è lui, sì, tipo figlio, non so chi.
È Obi-Wan Kenobi, è proprio lui. È proprio lui, è proprio lui. Allora, io devo dire una cosa, quella, la saga non l'ho mai vista. E non so se... No. Lo so, avete fatto del male, No. lo so, ma mo dicono tutti, lo so. No, ma è un colpo forte per me così. Vabbè, lo so, però vorrei vabbè, passiamo recuperare. alla Roma, dice, direi che ci Sì, recupera. dai, andiamo subito a parlare della nostra magica, che domani, insomma, la partita con l'Ajax è dura già di sé, nome Ajax, già quello diventa duro. Prima di andare a parlare, insomma, di Fonseca e Mancini, vede che partita ti aspetti? Allora, mi aspetto una partita molto molto difficile. La Roma arriva veramente in una condizione non buona, particolarmente difficile per la situazione di campionato, purtroppo per tutte le cose che girano intorno. Oggi Mancini ha detto una cosa importante, magari ne parleremo dopo, Sì. però queste voci che girano intorno alla società probabilmente destabilizzano un po' anche i giocatori. Perché comunque si sentono veramente troppe cose. Mancini oggi ha risposto davvero capitano, dopo ne parliamo sicuramente, però comunque l'insieme e l'aria che c'è intorno a Trigori, intorno ai giocatori, non è sicuramente quella buona. Mi aspetto una partita molto complicata, perché il Sassuolo è una squadra, come abbiamo visto, a cui piace giocare, a cui piace tenere il pallone, e bisogna rapportarlo ad una squadra come l'Ajax, che gioca in campo internazionale da tantissimi anni e che riesce sempre ad avere ottimi risultati, perché è sfrontata, ha coraggio, non ha paura di niente. E secondo me è veramente una delle squadre peggiori che ci poteva capitare, perché comunque ogni anno riesce a cambiare con nuovi giocatori, anche giovani, ma in ogni caso riescono a mantenere quella mentalità vincente, per cui la partita tosta. La Roma deve un po' azzerare quello che è stato fino adesso, sia il cammino che lo ha portato fino a qui, e anche la situazione di campionato, perché adesso è una partita a parte. E non mi è piaciuta l'uscita di Fonseca in conferenza stampa, dove ha detto che la gara si gioca al ritorno. Per me la gara si gioca domani, Assolutamente. domani si gioca la gara. Per cui, insomma, spero che la Roma faccia un'ottima partita e non vada lì solamente a difendersi, perché c'è il rischio che sia così, no? Che con questa situazione particolare intorno alla Roma, ho paura che Fonseca voglia difendersi. Subentra anche un po' di paura, magari in queste cose. È nominato il Sassuolo, si sono giocati i recuperi Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, entrambi 2-1, ma con molte recriminazioni, insomma, dei calci di rigore non dati, non visti, una roba Sì, veramente schifosa. Ogni volta che cominciano a assurda. passare le giornate va a finire sempre peggio, vedi? Io, sta cosa è veramente clamorosa. Sì. Ah, devo dire, Iuri, se ti interrompo, scusami se ti interrompo, Vai, tanto in io voglio realtà solo quello di vincere. Chiesa, posso dire, probabilmente era fuori, che quando fa il fallo Lozano, che fa un intervento veramente da killer, lo fa però fuori, perché il piede che tocca Lozano è quello che poggia sul terreno Chiesa, ed è già fuori dal campo. Quindi quello posso capire che non sia rigore, ma quello di Alessandro su Zielinski è rigore netto, netto, veramente netto. Quindi non riesco a capire perché lì non interviene il VAR. Io No, è continuo a chiedermelo: impossibile. perché non interviene il VAR? Perché non te lo vai a vedere? Qual è la situazione? Cioè, mi sto incavolando come se fosse la Roma, no, non per qualcosa, perché è giusto in quel momento andare a vedere la situazione, andare a dare quel calcio di rigore, se è rigore C'è netto. stato il pre-partita Purtroppo è sempre lo stesso discorso. che Di Marzio ha incontrato Rosetti, no? A Bayern Monaco, a Monaco di Baviera. E gli ha detto, insomma, anche la situazione degli arbitri non è mai stata facile, no? Perché anche loro colpiti dal Covid, ma non è quella, gli anni, cioè nel Covid, non ce lo dico, non c'è sta nessuno là, perché non è possibile che ogni volta il VAR o è spento, boom, non lo so. Non si sa che c'è, non so perché non ci vanno, non No, so perché non ci vadano, veramente. cioè è uno strumento che aiuta e devono andare. No, incredibile, incredibile. E allora, andiamo allora a parlare di Mancini, no? Che ha fatto un bel discorso da leader, come hai detto te. Poi andiamo in chat, perché ho visto già Giovi che ci sta scrivendo. Ciao ragazzi, scriveteci insomma anche voi quello che ne pensate della partita di domani, che è sicuramente una delle partite più difficili, se non la più difficile della stagione della Roma. E Club di Twitch, ciao ciao ragazzi, ciao anche loro grandi romanisti.
Allora, Mancini ha detto: facciamo tante partite, ma sappiamo che questo era un anno complicato. Il Covid ha velocizzato le partite, giochiamo ogni 3 giorni. Dobbiamo essere bravi a recuperare. Io mi sento bene, ho 25 anni e faccio la cosa più bella al mondo. Gli allenamenti giocando così tanto sono le partite. Queste sono cose che vengono dette per tirare la Roma nei casini, ma non contestiamo gli allenamenti. Lui ce l'ha nettamente con un articolo uscito in rassegna stampa in questi giorni, in cui si diceva che a Trigoria era veramente un tutti contro tutti. E non capisco, insomma, questa voglia, no? E si parla tanto di ambiente romano, Fede, no? E siamo noi, lo creiamo noi giornalisti, magari, no? qualche volta anche, non so, le radio, no? Queste cose qua. E non capisco perché c'è così tanta voglia di andare, e magari non dica a distruggere, perché nessuno vuole distruggere, no? Ma a dare tante queste puntellate alla Roma già quando le cose non vanno bene, no? Perché tanto dici così, ti infilo il coltello nella piaga. Sì, purtroppo è così. A Roma si dice: da dove deve venire il caldo, viene il freddo. È un modo di dire, per dire che soprattutto le testate che sono di Roma, oppure testate che sono, hanno una partnership commerciale con la Roma, ma fanno delle uscite veramente troppo contro la società. Cioè, è veramente una roba che non potrei nominare qui, però è veramente particolare. C'è un mondo intorno che ci gira, non so se qualcuno paga queste persone per fare questo tipo di lavoro, ma c'è veramente una situazione che non si riesce a comprendere, tutt'al più nei momenti in cui la Roma va molto male, perché fin quando la Roma va bene sembra una grandissima esaltazione della Roma, di Fonseca che gioca un calcio spumeggiante, e poi quando la situazione comincia un po' ad essere incerta, perché legata a qualche risultato particolare, perché lo sapevamo anche quando la Roma andava bene, Yuri, ti ricordi? Parlavamo del fatto che eravamo tutti veramente ancorati in pochissimi punti. La Roma, se non continuava ad avere quel rendimento, cioè di vittorie importanti, vittorie continuative contro le piccole, questi punti poi li perdeva in caso di sconfitta. Sarebbe andato a finire veramente al 7° posto come adesso, quindi non era una cosa non preventivabile, anzi era preventivabile, come c'è stato il momento un po' particolare per il Napoli, c'è stato il momento particolare per la Lazio, in questo momento la Roma sta soffrendo di più, lo sapevamo, però vanno lì e cominciano a punzecchiare, no? Perché punzecchiano, allora l'allenatore che non va bene, e l'allenatore va cambiato, e la situazione nell'ambiente non è bella, e questo i calciatori lo leggono. Andiamo a rispondere da Giovi, che ci ha chiesto: chi è il terzo portiere dell'Ajax, e segnatelo, il nuovo Allison da domani. Allora, andiamo a leggere l'articolo del nostro Roberto Gentili, a cura del nostro Robertino, che ci ha fatto le probabili Scherpen, si pronuncia, che capirà che pronuncia, faccio un po' di fatica. Comunque Scherpen. È Scherpen, questo ragazzetto, perché vabbè, sappiamo che Onana è stato squalificato un anno per doping, e Stekelenburg si è fatto male nel weekend nel riscaldamento per la partita contro lo Yerevan, quindi c'è questo Scherpen. Non ci sarà neanche, vabbè, Blind, come già sapevamo, Mazraoui, che non ha recuperato, Aller, che non è in lista, e Kleiber, insomma, non è ancora al meglio perché è diventato papà, e Skurz ha qualche problema. Scusa Yuri, sì. C'è una notizia volante, chi perché Simone Inzaghi è positivo al Covid. Simone Inzaghi è positivo al Covid. La Lazio l'hanno detto. E questa è quindi, dopo la sentenza che gli hanno fatto. No, non lo hanno detto, che c'era un membro dello staff positivo, poi la moglie ha detto che era Simone Inzaghi. Non è direttamente la società, no. quando mai ce li freghi a questo. Quando mai? E anche Skurz, insomma, oggi non si è allenato, andrà in panchina perché non è al meglio, sì. Quindi anche l'Ajax ha le sue difficoltà. E poi andiamo a leggere anche Luca, che ci ha scritto delle cose molto interessanti. Però su Mancini abbiamo detto, vabbè, comportamento naturalmente da leader, no? Perché ha detto poi anche Cirode, quando prendiamo gol, ed è normale che sia così, perché poi lui è il migliore di questa stagione difensiva poco brillante della Roma, ma lui sta brillando veramente di luce propria. E Mancini adesso non si può proprio rinunciare, Fede, ma al buon mancio.
non solo per magari l'emergenza in difesa, no? Perché Cristante magari non è ancora al top, Smalling ormai ragazzi chiamiamo alla C o all'NBA per capire come sta, dove sta. Mancini è il vero perno fondamentale della squadra, ma te lo saresti mai aspettato una cosa del genere? Sinceramente no, sinceramente non me lo sarei aspettato, Yuri, ma non tanto per le qualità, lui ha sempre dimostrato di avere qualità importanti, però non pensavo fosse davvero un leader, perché lui sta dimostrando di essere un vero capitano. Spesso quando abbiamo ascoltato le sue parole nelle conferenze stampe, quando ha parlato ai microfoni delle varie testate, insomma, si è veramente dimostrato un giocatore maturo, un giocatore veramente che ha calcato palchi importanti, no? Di quelli che hanno già fatto esperienze internazionali. Veramente particolare l'evoluzione. C'è da santificarlo Mancini per quello che sta facendo per la Roma, perché praticamente era rimasto l'unico difensore fruibile e faceva il lavoro per 3, 4, 5 giocatori. Per cui insomma veramente un applauso a Mancini, che si sta dimostrando un giocatore superiore ed è uno di quei calciatori che nonostante ha fatto questo switch dall'Atalanta alla Roma ha dimostrato veramente il suo valore. Questo per ricollegarmi a quello che ci ha scritto poi il ragazzo sulla chat, Mancini è uno di quelli che è passato dall'Atalanta alla Roma e ha veramente dimostrato tanto e sta dimostrando di valere i soldi spesi, anche perché adesso appunto è il giro della nazionale oramai da tempo, quindi veramente è stato sorprendente, non pensavo che fosse così tanto maturo. Un crescendo impressionante. Diamo qualche aggiornamento della Champions, perché il Bayern ha accorciato le distanze contro il PSG, gol di Mbappé, Marquinhos per il Paris e Choupo-Moting per il Bayern, quindi come se avesse segnato un altro gol il Paris, che Choupo-Moting un ex. E invece a Siviglia dell'ex. Esatto. A Siviglia, dove sta giocando Porto Chelsea, il vantaggio dei Blues con Mason Mount, quindi una partita tranquilla. Vedete che ha fatto Yuri? Vatta a vedere che ha fatto il gol che ha fatto Mount. Mount è veramente interessante. Veramente un giocatore fantastico, gli danno la palla, lui fa finta, la riceve, quindi ma elude l'avversario e poi di diagonale col destro, bella finta, bel gol, veramente un bel giocatore. Le statistiche ci parlano di 8 tiri a 1 per il Porto, ma un gol preso fuori casa è già bella quasi che decisa questa qualificazione, perché il Chelsea tranne sabato che ha fatto un casino contro il West Bromwich, insomma non è una squadra che prende tanti gol. E purtroppo anche oggi la connessione, ragazzi, è quella che è una cosa veramente vergognosa, che tu paghi per avere un servizio che magari, ecco, io ho cambiato cambiato abbonamento oggi e mi upperanno, come si dice, miglioreranno la connessione a 1 gigabyte, insomma vabbè, però adesso sto pagando 100 megabyte in download e 20 in upload, mi sembra, una cosa del genere. Cioè, ho 90 in download, me va bene, chi se ne frega, ma cioè, me ne dai 6 in upload. 6 in upload e mi dai il rosso qua con OBS, quindi uno non può fare manco il suo lavoro. E quindi, detto questa, è una piccola parentesi, io c'ho un conto aperto con sta gente. E andando a parlare invece di Mister Fonseca, io già dal titolo che abbiamo dato noi, no? Sul nostro sito pagineromaniste.com, la squadra è motivata e fiduciosa, ha detto il mister, e con questo bel faccione sorridente, insomma io ci avrei poco da sorridere, fossi non solo per la tensione, no? Ma anche per come potrà essere il suo futuro alla Roma. Però Fede, io questa squadra motivata e fiduciosa non la riesco a vedere, soprattutto per la fiducia, no? Perché comunque domenica ha quasi vinto la partita, ce l'avevi praticamente in tasca, poi a 4 minuti dal termine fai completamente una follia in difesa e poi vieni da nelle sconfitte contro il Parma, sconfitta contro il Napoli, quindi insomma sta fiducia non la vedo. Poi motivata potrebbe essere, perché la motivazione questa partita arriva veramente da sola. Sì, probabilmente come dici, io non credo che la squadra sia in fiducia, fiduciosa per questa partita, probabilmente è motivata e speriamo che sia motivata, è il minimo
per noi tifosi, per la squadra, per l'allenatore, che loro siano veramente motivati, perché se non sei motivato tu in una competizione internazionale in cui puoi vincere la Coppa, cioè chi dovrebbe esserlo? Per cui, insomma, spero che la Roma sia davvero motivata e ci dimostri quello che ci ha dimostrato fino adesso. Io non voglio dire pronostici, non voglio dire nulla, però spero che la Roma dia veramente prova della forza, della tigna, della cattiveria. Cioè io voglio vedere veramente i giocatori sudare sul pallone, non come il Sassuolo. Io ho visto giocatori al piccolo trotto. Beh, questa cosa non riesco a concepirla, perché i giocatori devono correre dall'inizio alla fine, perché con i soldi che tu prendi devi correre e devi stare dietro ai calciatori. Dunque non vedo perché tu non debba dare di meno. Per cui adesso hai messo da parte il campionato, ti concentri solamente sull'Europa League, davanti giocano due giocatori freschi come Pedro e Dzeko. Mi aspetto tanto, perché la Roma deve dimostrare di essere l'unica italiana rimasta in Europa, e se è rimasta in Europa ci deve essere un motivo. Non voglio assolutamente una rinuncia, questo sicuramente non voglio questo. Ha parlato anche di che tipo di squadra è all'Ajax, no? Perché le intenzioni dell'Ajax, come hai detto tu prima, Fede, sono simili al Sassuolo, no? Con giocatori diversi, ma per esempio nella prima fase di costruzione sono simili al Sassuolo. Dobbiamo fare una partita concentrata e perfetta anche dal punto di vista difensivo. Qua un po' arrivano i problemi, perché ormai la Roma prende gol a destra e a manca. È veramente difficile, no? Fare una partita del genere difensivamente. Però quello che può aiutare è Veretout, insomma, che domani tornerà a titolare, ha detto il mister, è pronto, giocherà e si è allenato bene. Quanto cambia con Veretout? E anche Villar tornerà, perché insomma domenica era squalificato, c'è il centrocampo titolare. Come cambia la formazione anche per quanto riguarda la fase di interdizione, che sarà molto importante per poi ripartire? Secondo me cambia tantissimo. Con Veretout, senza Veretout la Roma ha dimostrato di non essere in grado di far ripartire più velocemente l'azione, di non riuscire a recuperare i palloni più velocemente. Un po' lo faceva Diawara questo lavoro, ma ha avuto difficoltà. Veretout è un innesto fondamentale, perché il pressing che riesce a dare Veretout, secondo me, detta i tempi quando la Roma va in avanti e cerca di andare a uomo sui calciatori. L'andata con lo Shakhtar lo dimostra, perché lì la Roma fece veramente una partita eccezionale. Ricordo perfettamente tutti i calciatori uno contro uno, e la Roma non fece passare alcun calciatore. Per cui Veretout è un giocatore indispensabile per la Roma, come lo è Mkhitaryan in fase offensiva. Veretout è il fulcro del centrocampo giallorosso. Sarà anche difficile, secondo me, scegliere il centrocampo da una parte, perché chi metti vicino a Veretout? Da una parte ti direi sicuramente Diawara, perché comunque è bravo a recuperare i palloni, è molto bravo nella fase difensiva, ma anche in quella di regista. Però c'è Villar, che ha riposato e comunque arriva da buone prestazioni, con la nazionale ha fatto benissimo. Quindi sarà anche lì, bisognerà capire chi metterà. Io sinceramente me la giocherei con un giocatore più offensivo, diciamo più trequartista, come può essere Villar, più abituato con il palleggio, perché secondo me la Roma avrà bisogno di giocare la palla e di avere il pallino del gioco per diverso tempo, questo sicuramente. Sì, scriverei anch'io PR. A Giovi si scrive proprio una cosa difensiva: domani non si dovrebbe rimanere solo in difesa a difendere, come detto prima, perché se poi prendi gol, per come conosciamo la Roma, si ridimensiona e rischia l'imbarcata. Dovrà essere una partita in cui devi dare l'anima ed uscire con la maglietta frascica. Dai Roma, quello che insomma abbiamo detto anche le altre volte, no? La maglietta sudata, no? Di quelle impregnate, quando ne parlavamo anche lunedì con Davide, ciò che non vediamo, perché tu prima hai detto solo piccolo trotto, come se non dico non l'importanza della partita, perché insomma ogni partita è sempre importante, poi eravamo ancora ben in lotta per il quarto posto, cosa che adesso purtroppo non c'è veramente proprio più, anche perché la Juventus oggi ha anche vinto con Napoli, quindi Napoli, Juventus e Atalanta, insomma, sono belle che scappate anche per quei posti.
però è una partita che devi ritrovare veramente le motivazioni. Io prima ho detto una partita dove le motivazioni si trovano da sole, no? Come un big match, però anche questa è una mezza cazzata, possiamo dire, no? È come se fosse una frase fatta, perché alla fine la motivazione si devono caricare i giocatori, no? Pellegrini deve vedere Verdun negli occhi, magari nelle spogliatoie, di Odaie, Namo con questi, qualcosa di energia così, perché ti devi caricare veramente, anche perché ce lo meritiamo noi tifosi, no? Dai, siamo l'unica squadra italiana rimasta in Europa. Abbiamo una bella possibilità, perché la Roma sì è in difficoltà, però non ci scordiamo che la Roma è una squadra forte. E se la può alla grande battere contro l'Ajax a viso aperto, no? A testa alta, Fede. Non so che ne pensi te, anche se è in difficoltà la Roma, sì. La motivazione deve esserci, deve proprio dare il 6000%. L'Ajax è una squadra molto difficile da affrontare, molto forte. La Roma ovviamente può giocarsela, ma deve giocarsela nella maniera in cui noi la conosciamo. È ovvio che sulla carta la Roma è una squadra forte, può battere l'Ajax, può anche perdere, quindi può uscire dalla competizione, ma come detto, vogliamo vedere dei giocatori che lottano, 11, sai, si dice 11 leoni in campo, ma perché veramente è così, cioè vorremmo vedere la voglia di prendersi la qualificazione, perché appunto oramai, come hai detto, i posti per la Champions si riducono, se non eliminano definitivamente, per cui praticamente la Roma in questo momento ha la competizione internazionale, ha questa Europa League a questo punto sta dando tutto, il tutto per tutto. Per cui mi aspetto tanto. La Roma deve dimostrare qualcosa. Certo, ci sono tantissimi infortuni ancora, perché ora con El Shaarawy, Smalling ancora fuori, Mkhitaryan. Però sicuramente vorrei un messaggio da parte dei calciatori, su tutti Pedro e Dzeko, che non ho nominato a caso prima, perché mi aspetto quel qualcosa in più. Mentre Pellegrini, anche nell'ultima partita non mi è piaciuto, devo dire, però verrà spostato nella sua posizione adesso, sua consona, per cui sicuramente so che ci metterà tutto, so che proverà a fare la partita. Su Pedro e Dzeko mi aspetto la giocata dei campioni, di quelli che dici, quelli fanno la differenza e riescono a sbrogliarti una partita che sarà veramente complicata. Noi soffriremo tanto, già lo so. Sì, soffriremo tantissimo, è carico senza tregua, è molto carico, scrivendo dai Roma dai per domani, avanti Capitan Mancio 23, lui sarà sicuramente uno dei leader della Roma, su cui insomma si poggerà la squadra. Io sai che voglio anche, anche se siamo in Europa, no? Gli arbitri insomma te si filano abbastanza poco, a te Roma, a te che già sei italiano, insomma manco ti vedono, che cominciamo un po' anche a farci sentire con l'arbitro, no? Magari ad andare a muso duro, così magari facciamo allenamento per l'Italia, insomma sta roba serve tutta. Pensa quanto siamo dietro nella live, Fede. Io sto vedendo adesso nel coso che stiamo parlando ancora di Mister Fonseca, quindi cari perfetto. Amici della Telecom, della team, ricordate queste facce, ci dovete ridare delle live indietro, quindi ma tanto domani no, gli scrivo quelli che stanno in chat, così o li chiamo direttamente, perché non si può veramente. Hai parlato degli infortunati, io farei un piccolo excursus su questo, perché insomma gli altri tra Kumbulla, Shaarawy e Zaniolo eravamo sicuri che non ci sarebbero stati. Hanno provato fino alla fine Smalling e Mkhitaryan, no? Ieri ad un certo punto ci abbiamo fatto anche la bocca perché le loro condizioni miglioravano, ma questa mattina insomma non si sono visti a Trigoria. Chi pesa di più tra Smalling e Mkhitaryan? Non fatto di peso corporeo, ma l'assenza. Io ti dico Miki, caro Fede, perché insomma Smalling c'è stato pochissimo quest'anno, è quasi una presenza impercettibile la sua, no? E la difesa comunque sarà sempre quel che è stata, ad un certo punto se l'è cavata anche bene con anche senza Chris Smalling. Davanti però l'assenza di Miki è pesante, perché comunque è sempre quel giocatore che magari ti può trovare la magia da fuori area, l'incursione dentro per Dzeko,
e soprattutto a un'intesa con Spinazzola che io non ho visto con nessuno, no? Mi ricorda la cosa Kolarov Perotti, che c'era un'intesa, poi Kolarov non lo prendevano mai e poi a Becco stava sempre addosso al giocatore, quello è fatto suo. E la stessa cosa tra Michi e Spinazzola, era veramente illeggibile la situazione, e Spinazzola infatti finché c'è stato Michi è stato il vero Spinazzola, no? E quindi per me Michi è l'assenza che pesa di più. Sì, sono d'accordo. Anche se devo dire che la partita che ha citato lunedì David, che esistono giocatori che non hanno una muscolatura, però anche Dybala secondo me è più muscoloso di Pastore. Pastore pare uno spaghetto, quindi il flaco, sta tutto lì il problema. Il flaco è quello, no? Il flaco. Sì, è chiamato proprio il flaco apposta, quindi è colui comunque che dà l'imprevedibilità, no? Pertanto disconnesso adesso, disconnesso. Veramente una crisi, diciamo, queste un altro paio di cose e poi ci salutiamo. Adesso sei riconnesso, perché tanto questo sta a fare veramente un casino OBS, e vediamo da dove riprenderà il pezzo, che io qua non ci sto a capire più niente veramente. E ti sto dicendo, Fede, è un giocatore che dà imprevedibilità alla manovra, no? Perché comunque la difesa magari è schierata, lui ti fa quella bottarella, no, di pazzia che serve alla Roma, che è servita alla Roma l'anno scorso, perché non ci scordiamo che Pastore fu uno dei protagonisti assoluti di un certo momento della stagione romanista. Quindi tanto di cappello a Javier Pastore per quando c'è stato. Detto questo, andiamo a vedere un attimo la probabile formazione, insomma. Poche sorprese sicuramente per la Roma, perché la formazione è presto che è fatta. Andiamo a leggere la lista con 4-3-3 con Scherpen, Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Klassen, Alvarez, Gravenberg, Antony, Tadic e Neres. Che ne pensi, Fede, di questi piccoletti là davanti? Male, penso veramente male. Neres è un giocatore veramente forte e io lo porterei molto volentieri alla Roma, perché calciatore importante, brasiliano, comunque ha qualità importanti. Antony, come hai detto già tu, un calciatore che si sta dimostrando di veramente di spessore, anche lui molto, molto giovane. Tadic è sempre il calciatore esperto, 30 anni a Dusan, però fondamentale per la squadra, può giocare ala, può giocare punta, giocatore importante. Quei tre lì davanti mi fanno tanta paura, perché il centrocampo è vero che è forte, perché Klassen è un giocatore forte, Alvarez è un giocatore importante, Gravenberg è il giovane che sta esplodendo in maniera definitiva, però lì davanti quei tre sono difficili da affrontare, soprattutto con la difesa a tre. Io immagino che abbiano difficoltà i difensori della Roma, perché Neres è veramente troppo veloce, forse di Mancini, e dall'altra parte Antony è più veloce di Bagnez, quindi ho timore di questo. Spero che non vengano presi da quel punto di vista, anche perché la Roma si schiererà ancora con Cristante davanti alla difesa. L'ultima partita Cristante purtroppo non l'ha giocata bene, non riesco a dare colpe, come detto, perché comunque si sta adattando ad un ruolo che non è suo, però c'è da dire che se devo aver paura sicuramente da quel lato della difesa, lì davanti ho timore, perché quei giocatori veloci, con Cristante che non è di certo il giocatore più veloce del mondo, anzi piuttosto lento, secondo me andrà in difficoltà.
Intanto ho abbassato il bitrate di parecchio e sembra che la situazione sia migliorata, quindi spero che anche per quest'ultimo pezzetto non abbiamo problemi. Ecco il club dice che è tornato, grazie della sub, abbiamo anche ringraziato per i 5 sub regalati dalla mia dolce metà, anzi lo rifaccio perché non so se si è salvato durante il voto, ma voglio che questa cosa sia salvata, dei 5 sub regalati ad Ajoey, il club di Twitch, Bigusoffio, la Senza Tregua e Demoni il Grande, 5 sub regalati dalla mia dolcissima metà, che ringrazio ancora. Come detto prima, insomma, se non si è sentito il live, noi siamo ancora poco esperti, no, di queste cose, quindi non sappiamo neanche come ringraziare, quindi spero che un grazie vada bene prima di avere anche più contenuti sul nostro canale. E per chiudere andiamo a parlare del 3-4-2-1 di Mister Fonseca con Paolo Lopez, Mancini, Cristante, Ibañez, Bruno Perez perché Karasov è squalificato, Veretout, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Pedro e Dzeko. E questa è una grande, io devo dire, una grandissima chance per Pedro, anche perché è stato tenuto veramente appositamente in panchina domenica, perché non ha buttato neanche nella mischia finale, quindi a quel punto io ho pensato l'ha proprio risparmiato, quindi domani vede Pedro è uno di quelli che non può veramente fallire. Sì, come ho già detto, perché viene da un momento difficile, perché deve dimostrare tanto e perché non abbiamo più rivisto il Pedro di inizio stagione, per cui ci sono tutte le carte in tavola per poter fare bene. Lui è un calciatore che sa come si giocano queste partite, ha già vinto la competizione, ha vinto le Champions League, quindi deve dimostrare tanto lui e Dzeko, come ho già detto prima, dovranno sicuramente dare una risposta. Il fatto che l'abbia preservato per questa partita è intanto ha pareggiato il Bayern Monaco, quindi te lo volevo annunciare. Quindi insomma credo che sia necessario che faccia bene, perché la Roma ne ha bisogno, altrimenti si tratta forse di un acquisto, non voglio dare giudizi, però forse non troppo azzeccato. Mi espongo un po', perché comunque noi ci aspettiamo tanto, e se non dovessi dimostrare nemmeno in questa partita di essere il calciatore che ci aspettavamo, vorrà dire che forse non è stato il miglior acquisto possibile, probabilmente. E soprattutto poi in estate, se è così, poi lo dovrai rigiazzare, no? Quindi diventa un bel casino. Club ci scrive: avete visto il commento di Villar su Instagram che dice mortacci da Carles Perez? Sì, divertentissimo. Diciamo che si è ambientato con Salito Villar, quindi ci fa molto piacere, insomma. No, che dico mortacci due così a buffo ai compagni di squadra o alla gente, no? Però insomma, anche lui sarà uno dei pezzi fondamentali. Se sapete che era umano. Sì, è veramente. Mo voglio sentire la prossima intervista se c'ha qualche slang un po' romano. Che Nainggolan, ricordiamo quando è arrivato qua, un po' di calata, prima dopo un po' gli è preso. Quindi questo qua. Detto questo, c'è Senza Tregua che sta cercando di mandare un messaggio per Pallotta, però non capisco perché non arriva. E gli sto dicendo sempre che non arriva proprio. Intanto Rusnat68, grazie per il follow, thank you Rusnat68, il nostro 101, come si dice una volta, 101. Non riesco a leggere questo messaggio di Pallotta, non so se c'è qualche problema in chat o non arrivano, non lo saccio questa cosa, mentre sotto va il video dell'allenamento odierno della Roma. E per chiudere, Fede, una partita importante anche moralmente, no? Perché comunque in campionato ne mancano altre 9, non è che il campionato è finito, e non vorrei che si rischi, insomma, di, come si dice, di spaciolare in queste ultime partite, di sbragare completamente. Ma aspetta, non è possibile che il cameraman ogni volta va per terra e la telecamera va zompa dell'aria, non si capisce niente. Ma chi fa negli scherzi, fa nei cianchetti? Io non capisco che succede a questo camera, mi porta in quadra al cielo. Mannaggia, veramente incredibile.
ti stavo dicendo, Fede, è importante moralmente, no? Perché comunque non si può rischiare di perdere neanche un frammento, perché il Bologna, ragazzi, è difficile, Bologna gioca, poi c'è il Torino si deve salvare, poi c'è l'Atalanta, insomma, quindi poi cominciano partite ancora a ripetizione. Moralmente è quasi più importante moralmente che magari andare a fare un risultato, no? Che ti permette di restare in gioco, come per dire all'assurdo. Sì, ma sono d'accordissimo. In realtà prima volevo dirlo, quindi mi hai anticipato. La Roma dovrà sicuramente fare risultato per il morale. C'è il rischio che la Roma esca da questa partita con le ossa rotte, perché in caso di vittoria importante dell'Ajax ne può uscire davvero male, sia per quanto riguarda l'Europa League che per quanto riguarda il campionato. Quindi è una sfida cruciale per il morale dei calciatori. Non c'è dubbio su questo, anzi ti dico anche una cosa: essendo la partita della vita, così possiamo definirla, può remare contro nel caso in cui dovesse andare male, o remati a favore nel caso in cui invece dovesse andare bene. Io credo che se la Roma dovesse fare un'ottima partita domani con il campionato, magari può avere una spinta in più. Comunque ti volevo annunciare che leggo il commento di Senza Tregua. Sì, è arrivato. Buonasera a entrambi, una domanda ed una considerazione. Come mai il signor James Pallotta, che si è visto a Roma 5 volte in 10 anni, che non faceva altro che chiedere rispetto per la sua presidenza e del suo operato, che non potevano essere criticati, ora che la Roma non è più sua, non perde mai l'occasione di commentare qualcosa che appartiene al passato e che non è più di sua proprietà? Vai Yuri, ti ascolto. Perché vuole mettere qualche toppa dove toppe non ci possono essere più messe. E sa che lui ha sbagliato molto in questa gestione romana e romanista, no? Sia nel farsi vedere poco, in qualche calciomercato affidandosi troppo a Monchi, o dare troppi poteri a quello che era il DS spagnolo della Roma, che ha sperperato tantissimo denaro quando la Roma di denaro ne aveva. Avendo fatto la semifinale di Champions, il buon piazzamento in Serie A, insomma, quindi c'erano quegli introiti che ora non ci stanno e che sono stati veramente sperperati. Quindi lui si sente un pochino in colpa e sta cercando un po' di riparare, dando Monchi ha voluto quello, il giocatore, Monchi si è comportato così, Monchi colì, Pedra che è stato cacciato perché così, perché colì, le solite cose, no? Lo stadio, ho sentito la Coca-Cola per farsi vedere bello, no? Mentre qua abbiamo manco la pietrina, manco il San Pietrino dello stadio. Quindi che tu hai sentito la Coca-Cola mi fa piacere, però la Coca-Cola che non è massimo se la potremmo bere. E adesso che tanto sullo stadio non ci andrà mai come nel drive, no? Quindi sta cercando, come detto, di mettere una doppetta su quello che ha fatto. Non so se per farsi ben volere, ma per uscire pulito. Però ragazzi, come stiamo vedendo, Fede, su Twitter è un buco di dolato, sull'intervista è affondato come il Titanic, quindi diciamo che la situazione non è tra le più rose, e non è riuscito l'intento di Mister Fonseca. Diciamo che ha fatto veramente un bel casino. Sì, dai, quest'ultimo commento. Invece questa te la dico a te. No, sempre senza tregua, non sta mancando di rispetto ai nuovi proprietari, ma soprattutto perché non parlava quando la Roma era ancora la sua? Per il resto capiremo molto dagli obiettivi e delle ambizioni dei Friedkin, dalla scelta del prossimo allenatore. Spero in un top coach. Goodbye Fonseca. Sì, sta mancando di rispetto secondo me ai nuovi proprietari, da una parte, perché tu sei andato via, dovresti farti i cavoli tuoi, come si dice a Roma, e stare bello con i tuoi soldini piuttosto che dar fastidio agli altri. La Roma non ne ha bisogno, semplicemente è una cosa che non serve, come dici te, un po' nell'acqua, non riesce ad avere il risultato che vuole. Ma poi mi chiedo, ma che senso avrebbe uscirne pulito? Alla fine quanto conta? Non è che dici, sai, in futuro ritornerà alla Roma, perché non tornerà alla Roma in ogni caso, quindi secondo me non ha uno scopo vero e proprio. Per questo secondo me è doppiamente scemo, scusami James, ma mi viene questa risposta. No, poi per quanto riguarda no, esatto, comunque no, per la vita. No, vabbè,
comunque per le ambizioni dei Friedkin sul fatto del top allenatore, da una parte sono d'accordo, perché comunque è normale che adesso col fatto che Fonseca sta andando male tutti si aspettano un allenatore top, però bisognerà sempre vedere se Fonseca per qualche strano motivo con gol di petto di Juan Jesus vince l'Europa League, è normale che secondo me cambiano un po' le carte in tavola, perché un allenatore che ti fa vincere un trofeo e a Roma non ne vince uno da non so quanto tempo, è normale che cambia le cose. Però sì, credo che se i Friedkin veramente hanno questa ambizione di portare la Roma in alto, c'è bisogno di top player, sia top players, quindi giocatori forti, sia un allenatore vincente, di quelli che dei nomi che conosciamo, no? Perché i giocatori, gli allenatori che sai che vengono alla Roma perché pretendono tanto, però sai che vincono. Cioè, io penso a Conte prende tutti i soldi che prende, gli hanno dato i giocatori che voleva Conte, sta avendo quel rendimento, è vero che è uscito dalla Champions, ma magari a vincere un campionato, quindi ovviamente c'è bisogno di un top per poter vincere subito, questo sicuramente. Assolutamente. E leggendo senza regola ti posso dire che è uno che ci capisce di pallone, ne capisce anche abbastanza. Un'ultima domanda, così poi Fede chiudiamo andando poi a leggere anche una battuta che ci ha fatto il club. Se doveste scommettervi un caffè, chi sarà per voi il prossimo allenatore della Roma? Io mi gioco anche una bella birretta su Maurizio Sarri. Io mi gioco 3 cornetti alla Nutella per Maurizio Sarri, quindi qualcosa di buono per questo. Però sì, credo che Maurizio Sarri probabilmente sarà il prossimo allenatore della Roma, non so se subito, dal prossimo anno o tra 2 anni, però penso che sia il buon Maurizio. Sì, il puzzle si potrebbe completare con Allegri alla Juve, Sarri alla Roma, il Napoli che può tentare Inzaghi, per questo non sta firmando con il rinnovo con la Lazio, e a quel punto da capire Gattuso insomma in orbita fiorentina, quindi ci potrebbe essere un bel domino. Nome e cognome Maurizio Sarri, ho detto Maurizio Sarri, tutti e due Maurizietto insomma, alla sua età. Detto questo, Fede, possiamo chiudere, che andando a leggere col club dice che ci ha detto il cameraman si è infortunato al risentimento muscolare quando si è accoppato, e PML 19 ha detto rientrerà comunque prima di Pastore, eppure questo diciamo ci stanno pochi dubbi. Sicuramente detto questo, tra un po' di difficoltà, mille difficoltà anche oggi l'abbiamo portata a termine abbassando un po' il bitrate. Dai, siamo stati bravi. A base del bitrate aumenta un pochino il ritardo della connessione tra quello che diciamo noi e quello che poi vi arriva a voi nel live, però comunque è una cosa sostenibile se la qualità comunque è buona, però sperando insomma di risolvere questi problemi maledetti affinché la qualità sia sempre migliore. Pronostici. Io alla fine della trasmissione arrivo sempre cotto, dico sempre una cazzata. L'altra volta Twitch, Twitter, i pronostici, ma io non gliela faccio più. Pronostici non ne facciamo, vede, io mi tiro veramente fuori. Non ne facciamo perché mi tiro anch'io indietro 0-2 per la Roma. Ecco, ammazza, io non ho sentito niente, sentito. Quindi non ho capito bene la situazione qua, quindi non dico... Interferenze. No, invece 3-2 del Paris Saint Germain, pronostico, sì. Il Paris Saint Germain con Mbappé, pronostico da adesso. Ha segnato? 3-2 sì, che gli Mbappé su assist di Maria, quindi 3-2 è un bel risultato abbastanza pesante, che non sarà veramente facile per attaccare. Pesante. Vabbè, devo dire che il Bayern Monaco senza Lewandowski lì davanti ha perso tanto, è vero che c'è un po' di segnato, ma Robert queste partite non le sbaglia, quindi no un'assenza veramente pesante, poi Gnabry all'ultimo, quindi una crisi. Sì. Caro Fede, ti ringrazio anche per questa sera che sei stato qua con me a commentare con la Roma e i ragazzi della Champions.
Grazie a te, grazie a tutti i nostri ragazzi che ci hanno seguito e seguiteci sempre, è importante. Allora, domani sarà una giornata molto impegnativa. Scusate, per quanto riguarda il sito, saremo la mattina per forza la rassegna stampa, poi ci daremo il cambio fino alla sera, pre-partita, post-partita, la partita cronaca live su Twitter, il tabellino live sul nostro sito paginaormeiste.com, le interviste del pre e del post, le considerazioni, le pagelle, tutto, tutto, video, c'è un sacco di cose, quindi seguiteci su paginaormeiste.com, sui nostri social che vedete che stanno andando sopra la capoccia di Fede col pop-up, classico pop-up. E il nostro appuntamento è per venerdì sera per commentare la partita della Roma, insomma, per farci qualche considerazione su quello che ne uscirà fuori e per avvicinarci anche a Roma-Bologna di domenica pomeriggio, ore 18. Allora, ringrazio i follow Giovanni SR 1927 e Simone Kenobi e Rusnat 68 per gli ultimi tre follow. Ringrazio la mia dolce metà Fabiola per il abbonamento di livello 1 di un mese e 5 abbonamenti regalati alla community, sempre anche quelli di livello 1. Club, dai ragazzi, ormai vedo solo le nostre notizie vostre. Grazie, grazie mille ragazzi per la fiducia. Cerchiamo sempre, insomma, di fare un ottimo lavoro e spero, insomma, che sia gradito. E da queste parole lo capisco e ringrazio. Fede, ti ringrazio ancora. Non smetterò mai di ringraziarti per fare la trasmissione con me. E noi tanto ci sentiamo per il sito, quindi ci sentiamo anche tra qualche oretta. Ah, certo. Comunque grazie a te, Yuri, è un piacere sempre. E niente, speriamo per domani perché sono carico, dai, siamo Speriamo bene, speriamo bene. carichi. Andiamo, non andiamo, non dico andiamo avanti fiduciosi, ma con qualche speranza, perché la Roma è forte, ragazzi. La Roma è forte. E fidiamoci di questa Roma ancora una volta, perché non si sa mai, magari una sorpresa ce la regala. Forza Roma, speriamo bene anche di dire il club di Twitch. Forza Roma, lo dico io, forza Roma l'ha detto Fede, quindi sempre forza alla grande Roma, ragazzi. Domani sera Ajax Roma ore 21, Johan Cruyff Arena, ex Amsterdam Arena. Noi ci vediamo venerdì 21, 21 e 30, insomma, poi tanto ve lo faremo sapere tramite i nostri social e tramite anche Twitter. E niente, da Giurogiano anche è tutto. Una buonanotte ragazzi e grazie a tutti per chi ha commentato in chat e per chi ci è stato di supporto. E sempre forza grande Roma, venerdì, ciao ragazzi. Cause I need you now. Cause I need you now.